Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Remothered Broken Porcelain. Vediamo ragazzi se per questo episodio riusciamo a raggiungere almeno gli 80 like. E voglio riaprire una piccolissima parentesi ragazzi su questa questione e sul vlog che ho caricato venerdì scorso, perché molti di voi lo hanno capito ma forse qualcuno ha frainteso insomma il messaggio di quel video. Ovviamente ragazzi non volevo stare a lamentarmi di come tipo mi vanno le cose su YouTube o robe del genere, però solitamente la gente interpreta sempre così questo tipo di video, ecco. Non era assolutamente quello il mio intento, e il mio intento ragazzi non era nemmeno quello di far sì che voi andaste a mettere mi piace al primo episodio di Remothered, cosa che è successa perché infatti sono stati superati grandemente i 100 like. Non era nemmeno quello l'intento ragazzi, il mio intento era soltanto di farvi passare l'idea d'ora in avanti ragazzi per ogni episodio di lasciare il mi piace, cercare di raggiungere almeno il numero di mi piace che vi chiedo, ma non per una questione che voglio i mi piace, per una questione ragazzi di capire se vale la pena continuare a portare un certo gioco, una certa serie o no. Per cui il concetto non era nemmeno voglio che mettiate mi piace a tutti i video che carico, a qualsiasi video io carichi, a qualsiasi tipo di gioco io porti, ragazzi, non era nemmeno quello il concetto, ci mancherebbe pure. Ovviamente poi ognuno apprezza quello che più gli piace, ovviamente. Quindi il concetto era: se il gioco di per sé vi interessa, se la serie di per sé vi interessa, vi prego solamente ragazzi di sostenerla mettendo appunto i like, così per farmi capire come devo comportarmi io fondamentalmente, perché non voglio comunque magari continuare a portare una cosa che non vi interessa più di tanto, perdendoci anche tempo io, tra molte virgolette. Per cui spero ragazzi che questa questione sia rimasta chiara e che non ci siano ulteriori fraintendimenti, perché le persone poi veramente dicono che stai dicendo Z quando invece stai dicendo A. Per cui non voglio prolungare ulteriormente questo discorso. Eccoci qua di ritorno ragazzi, la volta scorsa eravamo riusciti a far squillare il telefono nella stanza 213. Il punto che poi io ero tornata fin qui ovviamente per salvare la partita, ma quello che a me interessa adesso è che probabilmente potremo appunto andare ragazzi nella stanza 213, perché avendo fatto squillare il telefono, ma è andata o non è andata? Perché comunque a me l'obiettivo di utilizzare il telefono nella sala d'aspetto eccetera mi è stato sbloccato ragazzi. Ecco. Ah! Minchia. Ok, era di qua. Madonna santa, raga, mi ha fatto prendere un colpo perché vi giuro che non pensavo dovesse venire di qua, cioè perlomeno. Oh, incazzata nera. Oddio, oddio. Se n'è andata? Io spero non abbia intenzione di tornare di qua e spero vivamente che abbia lasciato la porta aperta, sinceramente, perché il nostro obiettivo era entrare qua. Quindi Elisa? Ok, perfetto. Ok, infatti abbiamo sbloccato l'obiettivo. Chiedi aiuto ad Elisa, trova un modo per accedere alla camera 213. Quindi questo l'abbiamo fatto. Quindi accedi al terrazzo. Infatti qua il telefono. Qualcuno di voi comunque mi ha detto appunto di non stare a perdere troppo tempo ad aprire veramente ogni singolo cassetto, cazzi e mazzi. In effetti. Ok, continuiamo a raccogliere queste chiavi falena. There's no power. It won't work. Ok, comunque non funzionerebbe perché non abbiamo la combinazione. Quindi allora infatti è chiusa. Come cacchio faccio ad accedere al terrazzo? I shouldn't have encouraged Lynn to take part in the contest. And maybe I wouldn't have almost lost an arm. What was going through your head, Lynn? What?
Non è proprio tutto chiarissimissimo. A quanto comunque avevo capito io, a quanto comunque mi ha confermato qualcuno di voi, ragazzi, questa ragazza che stiamo impersonando noi, ovviamente non ci hanno fatto capire chiaramente. Stavo cercando di spiegare qualcosa, mi fate parlare? Non ci è stato fatto capire chiaramente, ma dovrebbe essere appunto la presunta Celeste, ragazzi, ok? Però questa magari è una cosa che si scoprirà. Allora, antiruggine, qua che cazzo è successo? Allora, abbiamo raccolto un cavo elettrico, il bagno sembrerebbe essere abbastanza pulito, abbiamo raccolto una paletta. Ok, paletta, cavo elettrico, tutto chiarissimo. Sicuramente questo continua ad essere chiuso. Che meraviglia. E adesso? Quindi il nostro obiettivo è accedi al terrazzo dalla 213, quindi dobbiamo accedere da questa stessa stanza e dobbiamo ripristinare la corrente elettrica. Ripristinare la corrente elettrica. Come cacchio la ripristiniamo la corrente elettrica? Veramente facilissimo, oserei dire, no? Raga, io penso che comunque l'atmosfera di questo gioco funzioni. Infatti io abbastanza vi dico sinceramente, vi dico abbastanza sinceramente anche, scusate, mi sono pappinata. Che è con non poco timore che vado in giro, sinceramente, ragazzi. Questa è la lavanderia. Come cacchio la ripristino la corrente? Questa è proprio una bella domanda, no? E che io, tra l'altro, ragazzi, continuo ad avere il brutto vizio di andare in giro senza memorizzare i percorsi che faccio, perché sono proprio distratta di mio e quindi purtroppo non mi I rendo told Ashman effettivamente we didn't need conto desperate children. di quello che faccio e di dove vado ed è un grosso errore questo. Proprio un grosso errore, ragazzi. Tu continua a stare lì, Non t'azzardare a muoverti. Allora, quindi qua dietro è una sorta di scorciatoia per arrivare alle camere e questo è chiarissimo. Qua è chiusa comunque, a prescindere non potremmo entrare. E di qua. Allora, di qua c'è il salvataggio, per cui. Mephistopheles. Bello, davvero bellissimo. Comunque, allora, intanto proporrei di salvare la partita, che non si può mai sapere quello che può succedere, no? Per cui allora devo tenere un attimo bene a mente, ragazzi, dove tornare per le camere. Mi ci vuole un attimo, ragazzi, perché questo posto è veramente schifosamente immenso. E io sinceramente già me so persa, no? Allora, la stanza d'angolo. Vediamo la porta d'angolo, semmai. Vediamo se riesco a ricordarmi, ragazzi. Questa comunque appunto è una vecchia ala dell'hotel. Devo vedere. Cinema, niente, chiuso pure questa. Cosa c'è qui dentro? Ok. Preso un carry-on. Non credo che userò mai dei diversivi, ragazzi, perché io non sono il tipo di persona che riesce ad impegnarsi su queste cose, effettivamente. Allora, questa è aperta. È qua la lavanderia. Da qua, ok, da questa porta. Mi serve un attimo, ragazzi, per orientarmi, perché a me i posti grandi, avete visto, ragazzi, già con Resident Evil, cioè che mi disorientano, perché se me perdo con la mappa, regà, me la devo aprire 50.000 volte per capire dove sto andando, da dove sono venuta, figuriamoci senza mappa, no? Non lo posso prendere. Sta brillando. Luccica. Sta brillando. Perché non posso prenderlo? Comunque non credo, ragazzi, che sia qui che dobbiamo ripristinare la corrente. Forse dobbiamo scendere dalle scale. Probabilmente ci sarà una sorta di seminterrato. Purtroppo mi auguro di no. Perché
perché i seminterrati non sono posti belli, in cui comunque andare, e di solito le centraline elettriche sono nei posti in basso, se non erro. Per cui, esatto, allora noi siamo venuti da qua. Comunque in questo gioco, regà, si va in giro sempre col panico, abbastanza. Ah, infatti, mi sa che è proprio qua che dobbiamo andare, ragazzi. Oddio. Oddio, che è sto suono? Io nel dubbio. Già mi nasconderei. Raga, comunque, cioè, sinceramente parlando, inquieta, perché comunque si ha sempre paura, ad andare in giro. Yes, please. Che devo fare? Ah, ok. Yes, I did it. È stato così semplice. Io non canterei molto Vittoria, eh. Ok. Io ho paura, raga. Cioè, proprio col cuore in mano ve lo dico. Ho paura adesso ad uscire, cioè può significare qualsiasi cosa questa cosa qua. Comunque, che culo che abbiamo trovato il cavo elettrico, perché era quello che ci serviva comunque, ragazzi. Però quello che mi è stato detto è che comunque gli oggetti che ci serviranno, ragazzi, durante la storia ci saranno dati, cioè, nel senso li troveremo abbastanza automaticamente, mi sembra di aver capito, quindi non è che bisogna proprio andarne alla ricerca disperata, per cui questo sicuramente è un punto a suo vantaggio. Per cui sbloccata la cassaforte era al 213, io suppongo che dovremmo tornare lì. Ok, Andrea è ancora lì, ragazzi, eh. Per cui prendiamo la scorciatoia da qua e andiamo alla camera, che per fortuna, raga, c'era sta porta di collegamento, perché sennò bisognava fare tutto il santo giro, cosa che io ho fatto prima, in effetti, non me ne sono manco resa conto. Inquietudini, inquietudini, a go go. Sì, ma io non c'ho la combinazione, cioè, avremmo anche ripristinato la corrente, ma io continuo a non avere la combinazione, la porta continua ad essere chiusa. No, what could the code be? Aspettate, leggiamo le istruzioni. Allora, il modello è il 176, quello che è. Però qua dice, se avete dimenticato il vostro codice, chiamare 62131. Per cui 62131. Dovremmo provare ad andare ad usare il telefono? 62131. Ok, cerchiamo di tenerlo a mente, perché con la mia memoria, regà, è capace pure che me lo scordo. Vediamo cosa succede se. E ricordiamoci anche il numero di modello, 176, non dimentichiamocelo. Ok, Andrea è ancora lì? Tu stai buona, non ti muove per nessuna ragione al mondo. Allora, 62. 6. Mamma mia, ci metterò una vita. 6. It would be best if I just told him. I don't 2 work with crybabies. 3 1. In order to factory reset your safe, insert the following code. 3 3 2 2 1 1 4. 3 2 1 4. Ok, a posto. Migraine. Abbiamo And it's all trovato, their abbiamo. fault. Zitta! Abbiamo trovato già la nostra soluzione? Tra l'altro è molto difficile il codice, direi, da ricordare. 3, 2, 1, 4. Quindi fa una sorta di conto alla rovescia, però poi ti riporta all'inizio, fondamentalmente. Ok. Vediamo, ragazzi, se abbiamo risolto il nostro problem. Cioè, continuare comunque, regà, ad andare così quatti quatti, non mi aiuta con l'ansia, eh. Allora, ok. Allora, vediamo un po'. 3, 2, 1, 4. Ottimo. Cos'è? Chiave del balcone. Ottimo, ragazzi, mi ha pure The French window. autosalvato il gioco. Perfetto. Perché uno dovrebbe tenere la chiave del balcone in cassaforte, però? Non mi è molto chiaro. Ok.
Sta piovendo. Ah, sta no, sta proprio a nevica qua, regà. E questa sta in camicetta. Ci saranno meno 10 gradi, porco dinci. Possiamo buttarci lì sotto? È quello che dobbiamo fare. Questa è la finestra della nostra camera, cioè del nostro cesso, fondamentalmente. Continua ad essere chiusa. Va bene, adesso che abbiamo fatto questo. Lo so, e penso sia quello che abbiamo pensato tutti. Oddio. Maledizione. 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 Maledizione, raga, che infarto. Mi sono pure abbassata, porco tutto. Oddio, muoviti. Oddio, no, la... no, no, no. Raga, no, 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 no. Non posso sta costanzia io, eh. Che c'è qua? Che cazzo me ne frega a me della chiave falena? Spingi! Raga. Oddio, oddio, starà arrivando, starà arrivando. Oddio, ancora. Oddio, che ansia. Sta arrivando! Muoviti, muoviti! Young lady? Oddio, raga, non ce la posso fare. Chi gli dà da mangiare sti poveri corvi? Perché sono qua rinchiusi? Non ce la posso fare, raga. Ma è possibile non si può usare il cacciavite come arma? Zitta! Troia! Allora. Felton? Gallo? So, this is the real reason why Rosso Gallo closed its doors. Dying like that, painfully, it would have been the same for any other person. Porcelain, can you hear Especially after us? everything they went And through. see us? Quindi i Gallo, ragazzi, erano a quanto pare, a quanto sto cercando di capire, in combutta con i Felton. Quindi facevano Young lady, esperimenti, facevano don't cose che non make me dovevano get carried fare, away. fondamentalmente. Quindi la prof Wyman che si sarebbe tolto la vita il mese scorso, il futuro di Ashman resta nelle sole mani del primogenito Stefano, poiché anche la sorella Gloria, che aveva preso i voti, sappiamo chi è Gloria, ragazzi, sarebbe rimasta uccisa nell'incendio doloso che ha inghiottito il convento Cristo Morente. La piantagione solo pochi giorni dopo la denuncia di contaminazione. What's going on, kids? Mommy is coming. Oddio. Oh. Ansia, 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 che ansia. Shh, corvacci maledetti. Calm down. Everything is fine. Mommy is here. I told Ashman that we didn't need desperate children. Ecco, guarda caso, ha lasciato lì le chiavi. Il passepartout, Mommy tra is l'altro. exhausted. One of these days you're all going to make me crazy. No, no, non ti sedere, non ti sedere. I have a migraine. And it's all their fault. Si starà addormentando? Dear God, this is a nightmare. Zitta, che ti sente? Suppongo si sia addormentata, ragazzi. Raga, io non ce la posso fare. Cioè, se questa si sveglia, io muoio, ok? Che già poco fa ci ha fatto prendere un infarto, porca miseriaccia. Oddio. No, eh. No, eh. No, eh. Ok.
Comunque il vetro, regà, è stato spaccato da qualcosa, non si è rotto da solo. Per cui io direi di andarcene. Immediatamente, oserei dire. Ecco qua, e te pareva. Guarda caso. No, dammelo! Oh, ridammelo, maledetta strega! Aiuto, aiuto, via, via. Ciao! Ciao! Oddio, mi vedrà, raga. Cioè, mi troverà. Mi troverà sempre. È veloce sta stronza. Se riesci ad avvicinarti abbastanza senza essere avvistato, puoi attaccare furtivamente. Colpisci fino a quando non cadono a terra per un po'. Usa questo tempo a tuo vantaggio. Forse in questo modo riuscirei a prendere queste chiavi. Quelle chiavi. Puoi attaccare furtivamente. Come cazzo faccio, I'm raga? counting to three. Che cazzo faccio? Senza essere visto, attaccare furtivamente, raga, come faccio? Non ce la farò mai. Dov'è? No, ma ha visto la troia. Maledizione. Raga, come faccio? Merda, mi vedrà. Vabbè, però. No, raga, non ce la farò mai perché continua a fare il giro. La stronza. Continua a fare il giro. Il punto è cioè, cercare di attaccarla furtivamente, ma. Se. Cioè, devo beccarla tipo. Non so se tipo alle spalle. O robe del genere. Ma. No, vabbè, raga. Come faccio? Aiuto, aiuto, aiuto. Grosso errore. Grosso. Girati, però. Mannaggia, che devo capire come fare. Young lady, Ma, don't cioè, make vedete, me vabbè, guess. questo non era per niente furtivamente, mi pare ovvio, però. Porca zozza. Come faccio? Vedete, regà, non mi dà nessun. Ah! Ok, buono. Ammazza! Minchia. Prova a svenire, ok. Prendi le chiavi, prendi le chiavi, prendi le chiavi, prendi le chiavi. Prendi le chiavi. Oh, ma t'ho colpita! Maledetta. No, se le riprese, regà. You want to play? Oh no, 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 no. No, 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 no. Devo riprovarci, ma voi siete matti. Ok. No, cazzo! Dai! Comunque non esce subito il bottone, regà, eh. Non esce subito il bottone per attaccarla. No. Ah, è già qua. Ma mi ha visto. E che cazzo? Vedete, raga, non esce! Non esce! Non esce! Vabbè, figlia mia, niente. Non esce il bottone. Bene. Comunque non esce. Non esce subito, ragazzi. Non compare subito il tasto per attaccarla. Ok, mi hai visto. Se riesci ad avvicinarti abbastanza senza essere avvistato, puoi attaccare furtivamente. Ho capito. Ci ho provato. Porco dinci. Maledizione. Zitta, troia. No, raga, bisogna trovare il posto adatto, però. Non è facile come sembra, eh. No, perché il cassetto? Ecco. Niente. Sì, guarda. Chiarissimo, va benissimo. Rifacciamo il giro. Raga, non so che pensare, però, mannaggia. È proprio un bel guaio. È un bel guaio, ragazzi. Vabbè, ma bisogna prenderla per forza alle spalle. Detta così sembra pure una cosa brutta. Vabbè, però. Madonna, regà, ma ci metterò una vita. Cioè, pure quando le sono stata abbastanza vicina, avete visto che è il tasto da Jennifer, premere, regà. don't make me. Cioè, così ci impiego una vita. Io credo, ragazzi, che quello che dobbiamo fare è cercare di prenderla alle spalle. Il punto è farlo.
Cioè, non è semplice, ragazzi, perché lei si accorge della nostra presenza continuamente. Si gira giusto, guarda caso, nella direzione dove siamo noi. Porca zozza. Ecco qua, vedete? Ci ha precedute. Cioè, uno non può impiegarci una vita a fare una cosa del genere. Anche perché, tra l'altro, io l'azione l'avevo già fatta. Cioè, l'ho fatta. Una volta. Una volta non è bastato, non è giusto. Cioè, a parte che non sono mai sicura da dove sbucherà. Raga, io ho il terrore di avvicinarmi, sinceramente, perché tanto non ci si avvicina mai abbastanza furtivamente. Ma vaffanculo, va. Madonna, raga, che strazio! Che strazio! Ecco qua, cioè ha fatto il giro, non so se vi rendete conto, ragazzi, che ha fatto il giro. Cioè, ma è troppo furba questa, oh! Raga, io non so che fa, ve lo giuro. Cioè, è allucinante tutto ciò. Cioè, sto perdendo tipo un quarto d'ora solo appresso a sta cosa, se non di più. Perché non è detto manco che io ci riesca. Cioè, quando prima... Ma porco tutto, oh! Raga, ma vi rendete conto? Sì, vi state rendendo conto di questa cosa? Sure, hide, you coward. Hide away. Vabbè, cioè non mi dà manco il tempo di avvicinarmi, maledizione! Manco il tempo di avvicinarmi! Ma no, sto cominciando a innervosirmi, ragazzi, perché... Cioè, non è normale! Non è normale tutto ciò, non è normale! Ovviamente, adesso mi starete per dire... È ovvio che fa il giro perché ti sente correre, quindi fa il giro dall'altra parte, è ok. Però, raga, porca miseria, cioè... Non si affronta, su via. Eccola là, che arriva proprio spedita, la stronza. Ok. Siamo riusciti, però pure prima, la prima volta non è bastata. Non possiamo colpirla di nuovo in qualche modo, no? Dico io. Non basta. Ok, facciamolo di nuovo. Che a parte che tra l'altro, regà, c'è la... La pugnalata. La pugnalata tantissimo. Ecco, era una buona occasione di riuscirci subito. Ok, riproviamo, regà, io non... Ecco, di nuovo, la stessa situazione, uguale, identica. Cioè, perché non faccio mai in tempo... Ecco, ad arrivare. Ciao, bella! Niente, faccio il giro? Faccio il giro? Eh? Che dici, faccio il giro? Madonna, muovite. Più che altro è imprevedibile, quindi pure quello... Ovviamente mette in ansia, regà. Che cazzo, regà, non indifferente. Però, cioè, di sto passo impiegheremo una vita e oltre. Porca miseriaccia. Niente, no, nascondersi qua non basta, raga. Raga, ci sto perdendo. Io non ho... Ho perso il tempo dei veramente... Il senso del tempo? Il senso dei minuti? Non so da quanto tempo è che sto provando a fare questa cosa qua. Devo riprovarci. Quante altre volte la devo colpire, sta stronza? Per far sì che vada giù. Ok, no, che cazzo fa? Perché con... Perché, raga, non l'ha colpita? Non mi è chiaro, mi ha fatto premere B. Che altro devo fare con questa? Oh, pensavo dovessimo colpirla di nuovo. Cioè, raga, io... Sono abbastanza interdetta, oserei dire. Perché non mi ha fatto premere A per colpirla di nuovo, ma mi ha fatto premere B per schivarla. Ma che cazzo è? È che ogni tanto, raga, comunque lei gira sempre le... vabbè. Porco dinci! Che palle, raga! Ma che cavolo! No, mi sto nervosendo tanto, raga, perché cioè non si può perdere veramente un'ora per fare una cosa del genere. È veramente inammissibile, ragazzi. Scusate, ma scusate.
Vedete, non me l'ha fatta colpire, eh? Figurati, mi sarebbe sembrato strano il contrario. Ma, cioè, raga. Raga, vi rendete conto? Vi state rendendo conto insieme a me, vero? Di quanto sia assurdo tutto questo. Cioè, perché poi ho paura di sembrare io scema, capite che ve voglio dire? Ho paura di sembrare io pazza. Cioè, ho paura di sembrare io stupida e impazzita a dire che questo, tutto ciò non è ammissibile, ragazzi. Ovviamente gira di qua. Vedete, raga? Mi fa premere B, perché? Ma perché? Ma perché non me la fa attaccare di nuovo? Ma che cavolo? Non so come regolarmi, ragazzi, ve lo giuro. Qua posso nascondermi. Ah, buono. Vediamo un attimo se nascondersi qui in qualche modo ci aiuta. Magari possiamo più sbucargli alle spalle. Il fatto è che non mi fa premere A, ragazzi, per attaccarla di nuovo. Non capisco il motivo. No. No, no. Ma mi vedrà. Questa è sfiga, regà, porco tutto. Questa è proprio sfiga, però. Sto cominciando ad alterarmi adesso. Perché veramente sto cominciando ad alterarmi. Perché, cioè, non s'affronta, Non s'affronta. Accidenti, accidenti, accidenti. Ecco. Che palle, che palle. Ecco. Controlla sto cazzo, controlla. Troia. No, raga, mi sto incazzando sul serio. Anche perché, tra l'altro, io ho il tempo limitato, purtroppo, per registrare. E vi renderete conto che queste difficoltà tecniche fanno sì che l'episodio sia totalmente vuoto e inutile. Cioè, non succede niente in questi episodi così. Perché io sto 3 ore a perdere tempo appresso a queste cose qua. Io non so cosa cazzo dire, ve lo giuro. Sono alterata. Sono alterata da tutto ciò. Veramente molto alterata. Proprio ve lo dico sinceramente, ragazzi, perché non si affronta. Non è molto chiaro quello che si deve fare, comunque. Cioè, l'ho colpita una volta e quella volta non è bastata. Io sono allibita. Io salverei la partita, ragazzi. E purtroppo, purtroppo per oggi, ragazzi, io vi devo salutare perché non ho più tempo, purtroppo, per continuare a registrare. Quindi aspetto a questo punto delle cose, i vostri suggerimenti. Vi ricordo, ragazzi, che ci sarà un prossimo video, sempre e solo se supereremo gli 80 like che vi ho chiesto. Per cui, in caso, ragazzi, dovete darmi dei suggerimenti voi, perché io veramente non so più che cosa fare. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!